Parliamo di Kumbulla, perché mi avete chiesto l'informazione, se io so che davvero la Juve è interessata a Kumbulla, io non lo so, però quello che si legge è che davvero Juventus, Inter e Lazio siano abbastanza interessate all'acquisto di Kumbulla per circa 30-35 milioni di euro. Voi lo sapete, io non penso che la Juventus sia interessata a un difensore o che debba investire su un difensore centrale per il semplice fatto che Chiellini, Bonucci, Demiral, De Ligt e Rugani in questo momento sono abbastanza interessanti, sono abbastanza forti. Magari esce Rugani perché il quinto centrale ne esce, ne entra un altro. Direi che la difesa della Juve è abbastanza tranquilla per quelli che sono i giocatori, no? Per il livello, per l'età, per il mix giovani-vecchi, secondo me la difesa della Juventus, i centrali, sono interessantissimi. Però perché la Juventus dovrebbe investire o cercare di investire 30-35 milioni per Kumbulla, che è sì un giocatore molto forte, sì un giocatore di prospettiva, ma perché sta investendo quei soldi lì dove comunque è già a posto, piuttosto che investirli dove, per dire, al centrocampo abbiamo dei buchi o magari un vice Ronaldo, Dybala, Higuain, quindi un giocatore offensivo da inserire lì dentro? Perché le risposte che mi sono dato sono sostanzialmente due. Prima opportunità: Chiellini e Demiral sono due giocatori che vengono da una stagione nel quale si sono fatti il ginocchio tutti e due. Chiellini poi è anche abbastanza vecchiotto, la paura della Juventus potrebbe essere Chiellini non riesce a riprendersi completamente da questo infortunio e quindi ha bisogno di un giocatore forte che lo possa sostituire, a parte De Ligt, Demiral, Bonucci, così. E il fatto che comunque Demiral possa essere una riserva, ma anche lui si è fatto il ginocchio, il rischio è lo stesso, ovviamente ha molti anni in meno di Chiellini, quindi dovrebbe essere più predisposto al recupero. Però mettete il caso che Chiellini non ce la faccia proprio e Demiral è un po' zoppicante, capite bene che poi ci sono De Ligt, Bonucci e basta, e Rugani che ti fa il quinto e diventa un po' un casino. Quindi da 5, paradossalmente, con Chiellini e Demiral in queste condizioni è un po' un disastro. Metti che la Juventus voglia cedere uno tra Chiellini e Demiral, ovviamente non cede Chiellini per una marea di motivi e per il fatto che comunque il cartellino di Chiellini non costa niente, va a cedere Demiral, per il quale può addirittura fare una plusvalenza. Metti che lo vende a 35-40 milioni a una squadra estera anche interessata al ragazzo, fa plusvalenza, cede un giocatore che viene da un infortunio abbastanza pesante e lo cambia con Kumbulla. Questa può essere una chiave di lettura interessante, quindi è già in uscita Demiral e quindi va a prendere Kumbulla, così è sicuro che anche a livello di ginocchio sia a posto, a livello fisico sia a posto. Strada alternativa riguarda Bonucci. Metti che la Juventus dice: ok, il ciclo di Bonucci è arrivato al termine, per guadagnare, monetizzare dalla cessione di Bonucci questo è l'anno buono, perché poi inizia a diventare troppo vecchio, magari le squadre non lo vogliono, o si è arrivata eventualmente un'offerta per Bonucci, ecco che ha senso cederlo, no? E quindi esce Bonucci, entra Kumbulla, la Juve si trova con Chiellini, De Ligt, Demiral, Kumbulla e il quinto può essere Romero, può essere Gozzi, può essere Rogani, può essere chi volete. Sono 5 giocatori, di cui Chiellini è il più anziano, tutti gli altri comunque sono abbastanza giovani. La Juve va a formare una difesa del domani che è allucinante, con 3-4 difensori centrali veramente all'altezza. Non credo che sia arrivata un'offerta per De Ligt, credo che ci si possa mettere il cuore in pace, perché De Ligt bisogna che arrivi un'offerta veramente da soldi o che il giocatore punti piedi per dire me ne vado. Quindi credo che le motivazioni siano due: o Bonucci è sul piede di partenza perché voglia monetizzare da un giocatore che comunque non è giovanissimo, oppure le condizioni fisiche di Chiellini e Demiral impongono a Juventus di iniziare a pensare a cedere Demiral per poi virare su un profilo più simile. Queste credo che siano le uniche possibilità per acquistare poi effettivamente Kumbulla da Bella Sverone.